Bene, buonasera, buonasera, grazie per essere con noi in onde, 37esimo Torino Film Festival. Siamo molto felici di avere questo programma di italiani, sono tutti autori che seguiamo da tanto tempo, siamo, come dire, una comunità di critici, filmmaker, amici che ci conosciamo, ci seguiamo, ci manteniamo insieme da tanto tempo e quindi sono molto davvero felice di poter mostrare insieme a Roberto Manassero e Grazia Paganetti che insieme a me lavorano ad Onde i lavori di questo programma italiano. Allora, nell'ordine avremo Carlo, vi chiamo, voi venite, facciamo la scena di quelle serie. Carlo Michele Schirinzi con Padroni dove sei? Carlo, dove sei? Padroni dove sei? Che è il lungo di questo programma. Poi a seguire avremo Mauro Santini con Negrez che fa parte della Sillo Geva Gestelle. Sì, vieni. Poi Giuseppe Boccassini con La Notte Salva. E infine Salvo Cuccia con La Pelle del Tempo. Sono tutti autori che conosciamo bene, sono filmmaker della schiera diciamo di ricerca sperimentale, sempre italiana, che seguiamo da tempo e vi ringrazio per essere qui con i vostri nuovi lavori. Voi il tempo di introdurli e poi ci vedremo ovviamente alla fine di tutto questo lungo programma per parlare tutti insieme di questi lavori. Carlo. Sì, intanto una premessa, sono io, o siamo forse noi, non lo so, almeno io, a ringraziare Massimo, Roberto e Grazia per questa selezione, in questa sezione in particolare per quanto mi riguarda in Onde, che a mio avviso è insomma, di alta qualità e di conseguenza per me è solo ed esclusivamente un onore. Poi mi faccio un po' di parte, mi sono reso conto che la mia decima quest'anno partecipazione al festival. E, niente, quindi buona visione, ci vediamo dopo, vi dico solo che è un ennesimo naufragio anche questo, quindi spero che annegliate insomma in questa visione, non cercate appigli perché non ne vogliamo, grazie. Anche io vi ringrazio molto ovviamente per l'invito, torno a Torino dopo un po' di anni, e la prima volta fu nel 2001 proprio qui a Reposi prima dell'incendio, quindi un po' di tempo fa. E presento La Quarta delle Vaghe Stelle, che è un ciclo che sto portando avanti, saranno 7 film che hanno appunto il nome delle stelle che compongono l'Orsa Maggiore e questo è un episodio dei 7 che poi una volta completati potranno essere visti anche oltre la forma e l'ordine che io gli ho dato e composti a piacimento, quindi per composizioni future, diciamo così. Mi fa molto piacere stare qua con tutte persone che ho frequentato e che sono state, tra l'altro, anche a Pesaro, ma ne parleremo dopo. Ovviamente mi associo anch'io a questo ringraziamento generale e grazie mille per l'invito. E niente, io presento il film invece La Notte Salva, è un film di 12 minuti, è stato insomma concepito anche grazie al musicista che qua è presente, Antonio Bertoni, e lo ringrazio. E niente, preferisco dire davvero poco perché poi ne parleremo dopo, per cui buona visione e ci vediamo dopo. Ringrazio pure io, prego, sì, facciamo come Mr. Wolf, andiamo avanti. Okay. E allora, La Pelle del Tempo è un progetto installativo, performativo, è composto anche da questo corto. Ho lavorato, è un progetto che ho inventato da molto tempo e sono andato a recuperare nel mio cinema di famiglia, nato, che cominciò con mio nonno negli anni 50, poi ha continuato mio padre, poi ho continuato io a gestirlo in un piccolo paese, sono andato a recuperare tutto quello che c'era, che era rimasto, e ho cominciato a elaborare quest'ultima parte, che era gli ultimi anni del cinema, e tutti i piccoli cinema poi facevano solo il porno, e quindi ho lavorato sui materiali porno proprio per fare un lavoro sul corpo. E La Pelle del Tempo è questa pellicola che ho visto scorrere fin da piccolo perché abitavo al piano di sopra e quindi scendevo tutte le sere dentro il cinema Cuccia
e poi ne riparleremo. Qui c'è Gandolfo Pagano, con cui ho iniziato questo progetto, diciamo, sperimentale, è il musicista con cui ho fatto questo lavoro, ma anche facciamo il film concerto dal vivo, che ora faremo alcune date a Palermo, e quindi abbiamo lavorato insieme, e parte di questa colonna sonora è anche parte delle improvvisazioni che abbiamo fatto insieme sulle immagini. Grazie. Grazie a voi, buona visione e a dopo.